Eccomi di nuovo qui per parlarvi di un nuovo autore, Marco Marsullo. Marco Marsullo nasce il 6 febbraio del 1985 a Napoli. Attualmente è editorialista presso la Gazzetta dello Sport e il Corriere del Mezzogiorno, ma nel 2009 esordisce con una raccolta di racconti grotteschi e fantastici, dal titolo Ho in testa Magali, o Magali in testa, ma non riesco a dirlo, che però non riesco io a reperire. Nel 2013 invece dà alle stampe il suo primo libro, che è quello del quale vi parlerò subito dopo questa intro, ossia l'Atletico Minaccia Football Club. Come vi dissi nella recensione di Domenica Nera, qualche video fa, io non sopporto il calcio. Non che io non ne sappia di calcio, ne so e come, anche perché ci ho giocato, quindi, ma non lo sopporto, nel senso che è uno sport del quale in Italia se ne parla troppo. Si parla di calcio dal lunedì alla domenica, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Siamo in sovraesposizione calcistica, è veramente nauseante. Quindi mi è venuto proprio in odio, non ne posso più. Io ho un marito che invece segue calcio, coppe, vabbè, anche il basket, ma se no, e io la sera vengo nel mio studio, perché lui si piazza qui nel mio studio perché io ho un bel televisore grosso qua, e guardo cosa sta seguendo in televisione. Generalmente è piazzato su un programma calcistico, quindi io prendo, vado in salotto, vado in cucina, vado a fare altro. Guardo altre cose alla televisione, perché grazie a Dio in due con tre televisori riusciamo a farne vedere uno anche al cane volendo. Posso fare diversamente, perché sennò lui pane e calcio. Per quello che proprio c'ho il dente avvelenato. Ma è anche vero che questo romanzo di Marsullo prende a raccontare del calcio in una maniera differente. È per questo che mi ha fatto impazzire dalle risate. Cioè, ci sono stati momenti in cui veramente ridevo a crepapelle. La storia. Siamo nella provincia campana e qui c'è Vanni Cascione. Vanni Cascione è un allenatore di calcio di queste squadre interregionali, penso si dica così. Non lo so, io dopo la Serie D, l'Eccellenza, non lo so, questi tornei. Che poi promuovi, arrivi in Serie D, in Serie C e vabbè. Ebbene, Vanni Cascione ha dalla sua un record, quello dell'allenatore col più alto numero di esoneri dalla panchina. Perché dove arriva lui, basta, non si vince più. Lui arriva, inizia ad allenare la squadra e dopo una, due, tre giornate in cui la squadra manco il pareggio. So, perdite secche con goleade, i dirigenti lo rimuovono. Ebbene, la cosa lo manda in crisi, ma in crisi anche familiare, perché la moglie continua a dirgli trovati un lavoro serio, perché così non si può andare avanti. Ci sono le bollette da pagare, ci sono le cose, ci vuole un lavoro che porti uno stipendio. Ma lui niente, ha detto che è nato allenatore e morirà allenatore. Come se non bastasse, lui ha in testa un mito, Mourinho. Lui vuole essere il nuovo Mourinho. Lui segue tutto quello che fa Elmu. Lo vuole anche imitare a livello fisico, si fa crescere una barbetta incolta, si mette davanti allo specchio e prova a imitare gli atteggiamenti, la posa delle labbra, lo sguardo corrucciato, le braccia incrociate. Cerca anche di vestirsi come Mourinho. Ovviamente con le finanze che ha, ma tutto questo non porta ad alcunché. Siamo in estate, sta per iniziare la stagione e lui è ancora disoccupato. Prende la famiglia e va in quel di Mondragone una settimana in un appartamentino in affitto, chiedendo i soldi in prestito alla banca, perché è proprio alla canna del gas il nostro povero Vanni. E a un certo punto gli arriva una telefonata. Lucio Magia, direttore sportivo di una nuova squadra di calcio, l'Atletico Minaccia Football Club, creato dal commendator Baffoni,
imprenditore nel settore del mobile truciolato, venduti con lo slogan "Mobili coi baffi". Ah, bene, lui rimane basito, ma siete sicuri di voler proprio me? Sì, e le diremo di più. Lei avrà a disposizione un budget illimitato, potremo comperare chiunque. 448 fa il borsone, saluta la famiglia che lascia Mondragone e si fionda al centro sportivo. E già qui cominciano i casini, ma non ve li sto a raccontare. Sappiate soltanto che in realtà la squadra che è già bella e che è pronta e che si sarebbe potuta rimpolpare con i nuovi acquisti possibili con questo budget illimitato, in realtà è formata da due e sole persone, due giocatori per modo di dire. Uno si chiama Mohamed. Scusate se rido, ma mi vengono in mente le situazioni. Questo Mohamed è un extracomunitario senza permesso di soggiorno, quindi può essere schierato solo nelle partite fuori casa, perché altrimenti in casa c'è la polizia che lo piantona, lo verrebbero ad arrestare in campo. Poi hanno un altro giocatore che purtroppo, pur non essendo malvagio come giocatore, ha un problema, è affetto da colite cronica e lui ogni quarto d'ora al massimo deve correre in bagno. Di conseguenza i 90 minuti assolutamente non li può giocare e può al massimo entrare per un quarto d'ora. Poi trovano un portiere detto il Serranda, che è un piccolo problema, è cocainomane fino alla punta dei capelli. Poi c'è un altro giocatore detto Trauma, perché lui è un esperto dell'entrata in tackle e non si fa mai sgamare dagli arbitri. Poi ci sono un concorrente, anzi un ex concorrente di Sarabanda, che invece di pensare a giocare a calcio fa le citazioni canore. E poi troveranno anche un giocatore di origine di Bari Vecchia, cresciuto insieme. Scusate la mia ignoranza, quel giocatore di calcio di Bari, no, Gattuso, quell'altro, adesso no, insomma, quello lì di Bari Vecchia, appunto. Cioè, siamo cresciuti insieme. E iniziano poi questi dialoghi tra questo giocatore che parla solamente in barese e gli altri giocatori che dopo un po' si stufano e gli rispondono in napoletano. E inizia la messa insieme di questo gruppo raffazzonato di giocatori. E inizia quindi il campionato. E la storia di questo campionato è quella che poi percorre il resto del romanzo fino al suo finale. Allora, io ribadisco per l'ennesima volta, non sopporto il calcio. Questo romanzo mi ha fatta sbellicare dalle risate, anche perché ci sono descrizioni di azione di gioco. Da dove succedono cose così folli? Poi giocate queste partite in questi campetti di periferia che più che campi di calcio sembrano campi di patate. Insomma, ragazzi, questo è un libro veramente godibilissimo, sia per chi ama il calcio, sia per quelli come me che lo detestano. Pensate un po', è un romanzo di esordio che tra l'altro ha fatto vincere a Marco Masullo il premio Hermann Giger. Io la prima volta, questa la devo confessare, buttai l'occhio sulla biografia di Marsullo e lessi vinto il premio. Invece che Hermann Giger ho letto Hermann Göring, ho detto addirittura, però non so neanche se Göring si chiamasse Hermann. Comunque, avevo letto Göring invece che Geiger e ero rimasta un po' basita, ma si sa, io sono sempre un po' con la testa per i fatti miei. Questo romanzo è veramente divertentissimo. La scrittura di Marsullo è qualcosa di fenomenale, nel senso che vi rende l'idea di queste situazioni al limite che sono però situazioni che non sono poi così surreali, se pensate che sono ambientate in Italia, soprattutto in una zona come quella campana, dove lì veramente si vive anche con la filosofia dell'arte di arrangiarsi, del facciamoci andare bene quello che abbiamo, possiamo sistemare. Insomma, credetemi, un libro che oltre che parlare di calcio,
se ne parla perché, vabbè, ma fa impazzire per tutta la rosa di personaggi che mette in scena. Uno più simpatico dell'altro, anche più mascalzone, anche più fetenti, perché ci saranno anche i malamente proprio. Ecco, fanno di questo romanzo un qualcosa di veramente divertentissimo, che io vi consiglio. A me è piaciuto così tanto Barsullo, che ho iniziato a leggere il suo secondo romanzo, che si intitola, devo andare a leggervi il titolo perché è lunghissimo, L'audace colpo dei quattro di Rete Maria che sfuggirono alle miserabili monache. Anche questo edito da Einaudi e che ho iniziato a leggere e che mi sta facendo anch'esso divertire terribilmente con questi vecchietti che fuggono da questa gita organizzata a Roma da queste monache maledette, con situazioni al limite del folle anche qui. Ma di questo ve ne parlerò la prossima volta. Intanto vi do gli estremi di questo romanzo che davvero vi consiglio, anche perché può essere un divertentissimo libro per l'estate. Allora, Marco Marsullo, Atletico Minaccia Football Club, Einaudi, collana Stile Libero, sono 212 pagine, a 17 € il cartaceo nelle librerie. E a 10 € su Amazon o a 4,49 nel formato elettronico. Assolutamente divertentissimo. Scusate, ma mi deve aver pizzicato una zanzara. Sono andato un attimo sul terrazzo. So di avere una postura un po' strana, ma mi sto grattando a sangue una caviglia. Le maledette sono tornate. Sapete che i miei video sono sempre qualcosa di estemporaneamente folle, ma comunque questo è Marco Marsullo, Atletico Minaccia Football Club. Leggetelo, vi sbellicherete dalle risate di un divertente assoluto. Se poi riuscite a capire anche il barese e il napoletano, siete a posto, perché ci sono degli scambi di battute arrabbiatissime tra questo giocatore di Bari e i compagni di squadra che sono qualcosa di incredibile. Non mi ricordo il nome di quel giocatore, chiedo venia, se qualcuno se lo ricorda me lo posti sotto, perché io non posso telefonare a mio marito adesso in studio a chiedergli il nome del calciatore, se no mi prende per pazza veramente. Comunque divertentissimo. Io sono stata così contagiata dall'umorismo di Marsullo, che vi ho già detto, ho iniziato a leggere il secondo, che anche quello è un fuoco d'artificio di accadimenti inenarrabili. Quindi a presto, probabilmente col nuovo romanzo di Marsullo. Un bacione e il mio ciao.